Bella mia, sei fortunata. Cominci subito dagli uomini più importanti del paese. Prima ti vedi con Don Saro la Rocca. E non c'è bisogno che ti spiego chi è lui. La regola vuole che ogni nuova ragazza prima deve passare da lui. Una donna che attraverso le azioni, attraverso i gesti, diventa un feticcio fondamentalmente e viene goduto dal resto degli esseri umani. Questo uso smodato per i sentimenti, per affrontare questo egoismo dell'essere umano grazie a in questo caso la figura di Immacolata Concezione, ovviamente dà la possibilità di renderla sacra. E il sacro fondamentalmente viene affrontato attraverso l'amore, attraverso una gestazione che dà alla vita quello che è il frutto dell'amore, non carnale ma spirituale. Affrontiamo il passaggio che c'è tra il profano e il sacro, cioè quando una determinata azione, una determinata questione da profana diventa sacra, quando non è più afferrabile, quando ti rendi conto di quello che era soltanto dopo, e quindi è quel dopo che gli dà valore, quel passaggio a una cosa altra che lo fa diventare sacro, che lo fa diventare al di sopra del comune, al di sopra del profano appunto.